Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo insieme di nuovo la laminazione alle ciglia, ragion per cui ho un pochino di base, un po' di rossetto, ma non ho niente sugli occhi. Se sei nuovo, io sono Jess e se ti va di supportarmi puoi iscriverti al canale. La laminazione non è un argomento nuovo in questo canale, anzi è uno dei video più visti, apprezzati ma allo stesso tempo chiacchierati del mio canale. È un procedimento che io di solito faccio ogni tanto quando mi va di avere delle ciglia belle curve, in questo caso anche nere perché abbiamo la tinta, e faremo il tutto con il kit di Elove, che ha un'innovazione all'interno, adesso vi faccio subito vedere, perché rispetto agli altri kit che abbiamo provato nel corso dei video sul mio canale YouTube, ha dei pacchettini monodose, il che è fantastico per preservare a meglio il prodotto. Infatti un video in particolare che feci sul mio canale, tipo il secondo sulla laminazione, non era venuto proprio benissimo perché avevo un kit di quelli classici aperti già da qualche mese ed effettivamente il risultato non è venuto così carino, si vedeva a stento. In questo modo, avendo dei pacchetti monodose, è una più facile l'applicazione perché hai già il prodotto nel quantitativo che ti serve, ma soprattutto appunto è comodo per mantenere il prodotto fresco e quindi poterlo utilizzare anche a distanza di tanti mesi. Questo video tra l'altro è in collaborazione con il brand, che ringrazio tantissimo per avermi mandato questo kit, ma stringiamo le somme e iniziamo subito. Ovviamente il mio sarà un video per illustrarvi appunto come si fa questa laminazione alle ciglia, però di base consiglio sempre di leggere attentamente se potete fare questa laminazione, nel senso magari evitate se siete incinte per esempio o se avete delle allergie, intolleranze, fate prima sempre un test per vedere che non siate allergici, ma di base non di questo prodotto qui ma proprio in generale. Chiaramente se proprio non siete nemmeno minimo pratiche è sempre meglio rivolgersi a un esperto, lo dico ad ogni mio video, se ve la sentite di farla in casa questo qua è il tutorial che fa per voi. Chiaramente dietro ad ogni kit abbiamo tutte le istruzioni, ci sono anche dei QR code con i video, ma in questo caso ci sono io, con tutte le spiegazioni, quindi di base se avete comunque un kit che sia dello stesso brand o di un altro brand, leggete sempre il tempo di posa del vostro kit, perché è importantissimo, perché andremo a fare una sorta di permanente alle ciglia, per cui il tempo di posa è fondamentale. Per prima cosa dobbiamo rimuovere tutto il residuo che abbiamo su palpebra e ciglia. Io appunto vi dicevo, ho un pochino di fondotinta alla base, ma avevo già struccato benissimo tutta la parte qui intorno e soprattutto tra le ciglia. È fondamentale che siano perfettamente pulite. Dal kit prendiamo il lip pad, che è questa scatolina qui. All'interno troverete varie misure di lip pad per avere un risultato più curvo oppure meno curvo. La misura più piccola consentirà di avere delle ciglia molto curve, la misura più grande tipo la L delle ciglia meno curve, ma vi consiglio di sceglierlo anche in base alla lunghezza delle vostre ciglia. Innanzitutto vi faccio rivedere le ciglia da vicino. Queste qui sono le mie ciglia. Sono quindi sì lunghe ma anche molto chiare e comunque per niente curve, molto molto drittine. Specialmente quelle punte super chiare, quindi non si direbbe che abbia delle ciglia lunghe, però in realtà effettivamente sono abbastanza lunghe. Come dimensione degli lip pads credo che utilizzerò la M1, perché sia a livello di lunghezza sia a livello di curvatura mi sembra perfetta e l'ho già utilizzata altre volte, quindi so che mi troverò bene. Per comodità un bel cerchiettino. Il primissimo step è quello di prendere la colla cosmetica, che non è altro di una sorta di colla per ciglia finte, e applicare la colla nella parte interna del lip pad, quindi quella che poi attaccheremo alla palpebra. Una volta spalmata per bene la colla, non applichiamo subito il pad sull'occhio, ma un po' come per una colla per ciglia finte, lasciamo asciugare per una trentina di secondi. Aspettati 30 secondi, applichiamo il lip pad sulla palpebra, tenendo un pochino premuto per qualche secondo. Io consiglio sempre di fare un occhio alla volta, anche se è un processo che dura un pochino di più, in modo da tenere tutto sotto controllo, ecco. Una volta fatto ciò, sempre con la colla vado a sporcare tutta la parte superiore del lip pad, perché poi dovremo attaccarci su le nostre ciglia. Anche qui ovviamente aspetterò qualche secondo e poi andrò a sistemare il tutto. State molto attenti a non far entrare nessun tipo di prodotto nell'occhio. E
una volta fatto ciò, con il brush AY che trovate sempre all'interno del kit, andiamo a sollevare le ciglia facendole aderire benissimo al bigodino. Cosa importante, questo è quel passaggio fondamentale di tutto ciò, quindi fate sì che le ciglia abbiano la forma che desiderate avere come risultato finale, quindi ben aperte, non incrociate tra di loro, eccetera. Una volta fatto ciò, prendiamo la nozione numero 1, ovvero il perm, apriamo il tutto e con l'aiuto di un cotton fioc applichiamo la lozione alla base delle ciglia, escludendo le punte, quindi facciamo molta attenzione e facendo molta attenzione a non far entrare nulla, come vi dicevo, all'interno dell'occhio. Una volta applicato questo, aspettiamo 5, massimo tassativamente 8 minuti. Applichiamo una pellicola, cerchiamo di tenere l'occhio il più chiuso possibile e applichiamo la pellicola a contatto con il prodotto. Passati i 5 minuti, rimuovo la pellicola, rimuovo l'eccesso di lozione con un cotton fioc pulito e adesso andiamo con la lozione numero 2, sempre per 5, massimo 8 minuti. Sempre lo stesso principio, con un cotton fioc evito le punte, mi avvicino alla base ma non troppo. Anche qua pellicola e attendiamo il tempo di posa. Sono curiosissima di vedere il risultato anche con la tinta che faremo tra poco, perché ho sempre fatto la laminazione ma mai la tinta, e secondo me su di me sarà wow perché ho le ciglia chiarissime, quindi sono molto curiosa. Rimuoviamo anche questo step con un cotton fioc pulito e adesso andiamo a creare la nostra tinta. All'interno del kit avevo questo prodotto qui e questo tubetto. C'è scritto che per le ciglia bisogna mescolare l'apporto uno a uno, quindi metterò un po' di questa e la stessa quantità di questa e mischierò il tutto. E anche stavolta applico il prodotto e lascio in posa, in questo caso 10, massimo 12 minuti. Ok, sono passati circa 10 minuti, quindi rimuoviamo il tutto. Vado con un'acqua micellare e vado a togliere tutti i residui. E li passo anche sotto al pad in modo da toglierlo. Tolgo con un cotton fioc tutti i residui che trovo in giro. Applichiamo la lozione nutriente che è la numero 3. E lasciamo cosa per un po' di minuti per poi spazzolare il tutto. E questo è il risultato finale. Guardate che differenza. Vado a fare gli stessi passaggi di qua. Eccoci qua con il risultato finale. Mi avvicino un po' in modo che possiate vedere per bene. Guardate la curvatura. E ovviamente in questo caso sono pure nerissime, quindi le adoro. In questo modo sembra che io abbia il mascara senza di fatto avere il mascara, e le adoro. Mi metto una clip del prima. Io spero tanto che questo video sia stato utile o che di base vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se vi va di supportarmi, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare commenti o mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!